Costanza, buonasera, grazie per la visita. Prego. Intanto grazie che è venuto a questo santuario del Cuore Immacolato di Maria. È un santuario che fa parte di un centro mariano più grande, che comprende oltre alle botteghe, nella superiore e quella inferiore, anche in una casa di esercizi spirituali dedicata a San Vicente. Immacolato di Maria. È stato scelto San Marino nel 1958, era vescovo Antonio Bergamaschi quella volta che ha accolto i nostri frati, e per creare questo centro che è la sede nazionale per l'Italia San Marino di un'associazione di devozione alla Madonna che si chiama la Guardia d'Onore del Cuore Immacolato di Maria, fondata da un nostro frate tedesco, padre Bonaventura Blattmann, che diceva: la Madonna è una regina, ha diritto ad avere un corpo di guardia che gli renda onore. In cielo sono gli angeli, i santi, però lui diceva: io vorrei che anche sulla terra ci fossero delle persone che sentono questo desiderio di onorare la Madonna. Le ha chiamate le guardie di onore, spiritualmente. Queste guardie ogni giorno dedicano un'ora della loro giornata a Maria, essendo uniti spiritualmente con la preghiera o col lavoro. Ecco, il nostro servizio, qui siamo in tre adesso con Padre Ignazio e Padre Rudi, è prima di tutto diffondere in tutta Italia la devozione a Maria e questa associazione in particolare. E poi qui c'è il santuario che da qualche anno, grazie a Padre Augusto, che tutti conoscono qui a San Marino, è stato completato ed è diventato un centro di spiritualità. Soprattutto le persone vengono alla messa sicuramente, particolare il giorno 13 di ogni mese, quando la sera c'è il rosario, la messa e la processione in onore di Maria, ma soprattutto vengono per confessarsi. Ogni giorno sempre c'è un sacerdote a disposizione, perché in continuazione vengono persone, e è un luogo di grazia. La Madonna veramente testimoniamo che ispira le persone a riconciliarsi con Dio, e questo è bello, e anche per pregare. Sempre ci sono persone che vengono, passano anche 5 minuti e pregano. Veramente si sente che è un luogo di grazia come tutti i santuari, e il nostro servizio è questo, di essere presenti, disponibili per accogliere le persone, e dovremmo anche andare in giro in tutta Italia, ma è difficile, siamo pochi, ma con la grazia di Dio speriamo di riuscire a fare questo compito. Grazie. Grazie a lei. Ci apri la porta. Volentieri. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.
O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della loro misericordia. Pregare il rosario significa fondamentalmente sedersi ai piedi di Maria, come fanno i bambini con le loro mamme, stare con lei in compagnia questi 20 minuti e dirle che gli vogliamo bene, perché la preghiera non consiste nel fare tanti ragionamenti, elaborare altissimi concetti, consiste nel molto amare. Allora abbiamo imparato questa mattina, dalla lettura del Vangelo, come Marta sia passata dal sapere che c'è la risurrezione al credere che Gesù è risorto. Sapere, ma chi è che non lo sa? È scritto in tutti i catechismi. Ma altra cosa invece è credere, perché credere significa giocarci la vita. Credere vuol dire che sentiamo Gesù presente e stare con lui. E lui dice: guardami, non avere paura. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, per la tua misericordia. Nel secondo mistero della gloria, con gli occhi di Maria, contempliamo Gesù che sale al cielo, siede alla destra del Padre e intercede per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gloria contempliamo Maria, assunta in cielo in anima e corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria, incoronata regina del cielo e della terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per Sei benedetta fra le donne, e benedetto il
questa giornata la giornata delle lacrime. Ci invitava cioè a immedesimarci in chi sta soffrendo, in chi sta faticando, in chi sta combattendo, perché tante volte, pur respirando questo clima di sofferenza, di prova, di difficoltà, magari può darsi che non ci sia una partecipazione profonda, e ci invitava proprio a immedesimarci, fino, se il Signore vuole, a farci dono di una grande compassione. Allora con questo spirito invochiamo Maria come regina. Salve, o regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre celeste Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Senza Macchia, prega per noi. Madre Amabile, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudentissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio della santità divina, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra letizia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega. Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Gloria della stirpe di Davide, prega per noi. Modello di fortezza, prega per noi. Splendore di grazia, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina delle famiglie, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei veri cristiani, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Regina dell'Ordine dei Minori, prega per noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Prima dell'orazione conclusiva chiedo a Padre Marco se può dirci una parola su questo quadro, su questa pala. Questo quadro è un anno e mezzo che è arrivato, è l'opera di Piero Cassentini, un pittore romano, che rappresenta la Madonna, il cuore immacolato di Maria, è la copia dell'originale che è nella Chiesa Superiore, insieme ai santi protettori di questa associazione della Guardia d'Onore, scelti dal fondatore, padre Bonaventura Blattmann. I protettori sono gli angeli, qui sono raffigurati gli arcangeli, ma tutti gli angeli sono... Si conosce bene San Michele e poi Medicina di Dio, Raffaele e Gabriele. Gabriele nell'atto dell'Annunciazione. Gli angeli perché appunto onorano in cielo la Madonna come regina. Poi c'è San Giuseppe, lo sposo della Madonna, la persona che sulla terra... Con il bastone fiorito, esatto, secondo la tradizione. Quello che più di tutti ha amato Maria sulla terra. Poi c'è San Giovanni l'Evangelista, che ha preso la Madonna a casa dopo la morte di Gesù e rappresenta i sacerdoti e i religiosi che sono chiamati ad amare la Madonna come San Giovanni, che era un apostolo. E si vede che ha il libro sotto il braccio con la figura dell'aquila, esatto, che è il simbolo del quarto evangelista. In ginocchio c'è Santa Teresa del Bambino Gesù, che è stata graziata attraverso la Madonna da bambina e rappresenta le claustrali, le anime consacrate, che sono pure chiamate ad amare Maria. Andiamo un attimo dall'altra parte, dove c'è Sant'Anna, la mamma di Maria, e che rappresenta simbolicamente le mamme e tutte le donne che sono chiamate a vedere un modello anche di donna in Maria. Poi c'è San Francesco d'Assisi, che sulla terra è il luogo a cui era più affezionato, era proprio la chiesetta di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, dove ha ottenuto anche il 2 agosto il perdono, che ormai è diffuso in tutto il mondo. In ginocchio c'è la Maddalena, e rappresenta anche le anime delle persone che si sono allontanate da Dio ma che possono sempre ritornare. Ai lati abbiamo aggiunto San Giacomo della Marca a sinistra, che è il patrono dei frati minori delle Marche e San Marino, e a destra il beato Gabriele Allegra, che è un frate minore siciliano, lui è andato in missione in Cina e per 40 anni ha lavorato per tradurre la Bibbia in cinese. E lui sempre, quando tornava dalla Cina, veniva qui in questo santuario, quando ancora era agli inizi della costruzione, perché sentiva che era un grande luogo di grazia. Sullo sfondo San Marino. Ecco, bellissimo San Marino. E poi si vede la chiesa vostra. È santuario, nostra, perché la provvidenza ha voluto che qui nascesse questo centro. Veramente la provvidenza, perché non c'erano i frati fino agli anni 50, ma grazie a una donazione di 2 donne che erano le proprietarie di questo terreno, i frati sono venuti qui. Grazie Padre Marco. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Perché siamo gli assistenti delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ed ora do a voi la benedizione, la estendo a tutta la Repubblica di San Marino e a tutta la diocesi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Cesare sia lodato.